E siamo arrivati alla flagship. Abbiamo delle possibilità di battere la flagship per come siamo combinati adesso? Non credo, onestamente non credo, mi sento. Non abbiamo abbastanza potenza di fuoco, anche se tra una cosa e l'altra potrebbe anche darsi. Però abbiamo una discreta difesa da un po' tutto. Abbiamo sbloccato un'altra achievement che spieghiamo la nostra missione, ci regaleranno, ci ripareranno, ci regalano carburante e basta. E buono perché possiamo passare di qua, di qua, di qua, di qua e di qua. Facciamo così, dai. 45% di probabilità di schivata non è una cosa da poco. 45% è quasi metà, vuol dire che quasi metà dei missili che ci lanciano non ci dovrebbero colpire. Ok, come siamo combinati contro questa prima nave? Questi hanno. Non sono molto forti come armi, però hanno un drone d'attacco, ma è di livello 1. Non dovrebbe darci problemi. Ah, però c'hanno i droni. Abbordaggio. Quasi quasi lo contrasterei così. Tanto non abbiamo contro. Cioè, se guadagniamo un po' di tempo, male non ci fa. Attiviamo la batteria, il beam. Ok. La nostra immunità è finita. Il drone d'attacco, indovinate che cosa sta attaccando la nostra batteria? Vabbè, questo lo potevate immaginare dalla direzione che aveva preso. Sì, io non sto gestendo moltissimo le nostre armi, ma mi sembra che tutto vada abbastanza per il meglio. I nostri scudi sono buoni. Il drone d'attacco sta facendo poco, diciamo, non sta facendo poco o nulla, però. E loro si arrendono, ma io non accetterò. Ok. Non deconcentriamoci perché qui siamo alla fine e possono capitare. Cioè, non è un buon momento per sbagliare. Va bene. Molto più scrap, ottimo. Questo tizio se la sta passando maluccio. Tu e tu riparate questa falla. Tu ti curi. Ora siamo a un dilemma veramente grosso. Abbiamo proprio gli ultimi potenziamenti a disposizione. Che cosa ci serve maggiormente? Arrivare a 4 barre di scudo è un po' costoso. Ok, facciamo così. Ok, così non è niente male. 48% di schivata. Ma possiamo fare meglio. Avrei dovuto andare prima al coso di riparazione, vabbè. Spero di riuscire a toccare anche l'altro. Ok. Abbiamo un'altra barra di energia praticamente gratis. Andiamo qui. Nessun combattimento. Mentre qui sì. Quindi solo una riparazione. Ah, ecco l'achievement. 8 sistemi e 3 sottosistemi installati sulla caster anormale. Quindi io direi di affrontare la prima fase del boss finale.
Il boss finale è di questo gioco è tosto, è parecchio tosto. Perché è parecchio tosto? Perché non ha punti deboli. È il peggio possibile. Allora, per prima cosa si mimetizzerà. Dopodiché ci manderà dei droni ad aggirarci, che noi cercheremo di contrastare con il nostro drone di difesa. E se ci va molto di culo riusciamo a farglieli esaurire prima ancora, cioè senza che ci dobbiamo subire quel problema lì. Ok, sono tornati online. Ancora stanno tentando di hackerarci, ma finora non ci sono riusciti. Anche solo ritardare il loro hacking comunque è una cosa molto buona. Cerchiamo di schivare al massimo possibile. Sapete, no, in realtà è meglio mimetizzarci. Perché i missili sono realmente un problema, perché sono diversi. Ci sono quattro missili e anche se il nostro drone ne abbatte due, comunque gli altri due sono un problema e insomma. Disattiviamo l'autofire. Speriamo levi Ion. Ok. Vediamo che cosa succede adesso. Ci hanno aggirato il sistema di ossigeno, non è la fine del mondo. Se non fosse per il fatto che gli abbiamo tolto l'alimentazione prima. Ok. Sono senza scudi, probabilmente il nostro drone riuscirà a fare qualche danno prima che gli scudi tornino online. No, perché si sono mimetizzati. Il nostro ossigeno è un problema. Ok. Che stanno per attaccarci male. Ho reagito troppo lentamente. Vediamo se riusciamo. Ok. Poteva andare peggio. Ci hanno colpito una stanza vuota. Quindi sì, poteva andare molto peggio. Speriamo Ioni e Flak. E Burst Laser. Ok. Gli abbiamo messo KO il lanciarazzi, il lanciamissili. Questo vuol dire che adesso non siamo più obbligati a mimetizzarci. E il flak lo possiamo mettere in autofire, direi. Così come gli ioni. Fortuna che non hanno armi flak. Cioè il boss finale non ha i flak in nessuna delle sue forme, perché sì, ha più forme, come vedrete tra poco, nel migliore dei casi in realtà. Va bene. Il loro hackerare il sistema di ossigeno si è rivelato veramente un problema. Potrebbero ucciderci così, non mi è mai successo in tutta la mia vita. Ok, la situazione è tornata, ok. Non possiamo ancora sparare il chain laser. Lo ion, sì. Burst laser e chain laser assieme. Poi flak qui. Mi devo spaventare? No, no. Normalmente io attaccherei i missili, però il fatto che siano riusciti a combinarci in questo modo con la mancanza di ossigeno mi spaventa veramente tanto. Non mi era mai successo.
Sono riuscito a farlo ad altri, ma che lo facessero a me non era mai successo. Ok, comunque è andata bene. Cioè, gli abbiamo colpito una volta il sistema di hacking. Il flak è andato a segno. Il nostro beam drone sta facendo il suo sporco lavoro. E il chain laser sarebbe il caso che si desse una svegliata. Ok. Cazzo. Ok, non è grave, non è grave, non è successo niente. Non è successo niente. Speriamo prima che la cosa si faccia brutta. Sì. Ok, batteria, mimetizzazione. Tu vai qua. Anzi, no. Tu vai qua, tu rimani dove sei. Tu vai qua. I sensori possono rimanere offline, mi sta benissimo. Questo mi sta molto meno bene. Allora voi andate qua e vi dovete curare. C'è possibilità che perderemo qualcuno. Purtroppo. Hackerare l'ossigeno. Mai fatto prima, cioè ma non sono mai riusciti a farlo prima. Abbiamo perso uno Zoltan, questo è un problema. Ok, questa dovrebbe essere la fine per loro, infatti. Male, male, male. La buona notizia è che nella prossima fase non avranno il sistema di hacking. Non l'ho mai battuto questo gioco al normale, ci tengo a ricordarvelo. A facile un bel po' di vittorie le ho accumulate. Comunque rimane difficile anche a facile. L'ho già detto e lo ripeto. Ora abbiamo carenza di personale. Chi abbiamo perso per curiosità? Il tizio addetto ai motori. Questo vuol dire che la nostra capacità di schivata ne sarà compromessa. Cortana, tu non sei malaccio con i motori, tu invece sì. Quindi tu andrai qui e tu andrai qui. Salviamo la nuova configurazione. Vediamo quanto sta la nostra probabilità di schivata, 40%, ci abbiamo perso un po'. E abbiamo perso pure un punto energia che ci dava avere lo Zoltan, ma quello non dovrebbe essere un grosso problema. Visto che siamo qui, è molto furbo da parte mia attivare questo. Tanto le parti di droni non ci mancano assolutamente. Vedete perché l'ho conservato per poter affrontare ogni fase al meglio. Credo che tenerlo attivo non sia una grande idea. Forse sì. Secondo me sì. Cioè, secondo me non è il caso di togliere qualcosa da ciò che abbiamo. Ok, non si mimetizzeranno e non ci attaccheranno. E non ci hackereranno, ecco. Però c'hanno un drone. Oh. Che il flak è inutile che spari adesso. La mimetizzazione ce la conserviamo per il power surge. Ioni e flak. Chain e burst per cercare di evitare i missili. No, in realtà no.
Invece sì, mi sono scordato che il nostro drone di difesa ne abbatte massimo uno. Cioè massimo due. Ok, gli abbiamo messo a capo il sistema di missili. Questa è un'ottima notizia, veramente. E in effetti sarebbe un'altra ottima notizia se riuscissimo, cioè sarebbe un'ottima cosa attivare il nostro beam drone. Perché non si sa mai che il power surge è in arrivo. Chi è che sta morendo tu? Tu è meglio che te ne vai. Non a fanculo, bensì altrove. È meglio che te ne vai, intendo a curarti, ovviamente. Power surge è quasi arrivato. Batteria. Mimetizzazione. Sala medica. E beam drone che gli sta facendo sicuramente sudare, che gli sta facendo sudare, dai. Cerchiamo di italianizzarci. No, 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 tu rimani qua. Tu che stai facendo? Tu è meglio che te ne vai. Ok. Vedete come cambia la nostra vita avere la possibilità di sparare senza problemi mentre siamo mimetizzati? Loro non riusciranno mai a sistemare il loro sistema di missili. Però ci continueranno a rompere i coglioni con i droni. Il drone d'abbordaggio che avremmo potuto contrastare se solo avessimo attivato il nostro drone di difesa. Cerchiamo di tenergli gli scudi il più giù possibile. Direi che l'autofire adesso lo possiamo benissimo abusare. Il nostro chain laser andrà a diventare sempre meglio. E loro hanno un power surge in arrivo, che non so se riusciremo a contrastare perché la nostra batteria è finita. Tu vai qua, tu puoi andare qua. Possiamo disattivare la medbay, che non abbiamo più potenza. Però possiamo benissimo mimetizzarci. Ok. Non se la stanno passando bene. Manca solo un minimo. Finita, è finita, è finita per loro. Ci curiamo, al solito ci hanno tolto solo un punto. Questa non è una, cioè, lo dico con sorpresa e soddisfazione, non solo con soddisfazione. Diamo una nave tutto sommato che fa il suo lavoro. Il problema è che il beam drone è un aiuto essenziale, ma randomico. Cioè non abbiamo il totale controllo su di esso. Direi che anche ripararci questo punto non è una cosa da non fare. Ecco, perché tanto abbiamo più droni di quanti ne useremo assolutamente. Dunque, vista la nostra condizione, penso che, cioè, sono tentato di metterlo qua, però una barra di reattore aggiuntiva non è per niente una cattiva idea. Così possiamo stare perfettamente attivi. Cioè, possiamo avere un drone, tutte le armi e la nostra di difesa e la nostra i nostri scudi e i nostri motori al massimo. Oppure, in alternativa ai droni, possiamo utilizzare la mimetizzazione e abbiamo comunque, sì, abbiamo molta più energia di quanto ce ne serve in teoria, però preferisco così piuttosto che dover fare affidamento sulla batteria. Ok, questo non è un grosso problema. Cioè, loro hanno gli scudi adesso. Scudi che faremo fuori molto facilmente grazie al beam drone. Ci hanno
controllato mentalmente il tizio delle armi, che manderemo ad essere attaccato da quest'altro. Ok, ci hanno attaccato la stanza dell'ossigeno, cioè ci hanno abbordato nella stanza dell'ossigeno. Ma questo non è un grosso problema. Direi che i flak devono sparare appena possibile, così come gli ioni e il chain laser. Ma anche il burst laser, direi di sì. Chi è che sta morendo? Tu? Tu stai morendo, vatti a curare. C'hanno di nuovo i missili. Quindi abbassare la nostra probabilità di schivata non è un grosso problema. Perché con la mimetizzazione arriviamo al 92%. Beh, allora togliamo un puntino, arriviamo al 97%, togliamo un altro puntino, arriviamo al 102%. Così i missili non ci romperanno le palle. Cioè, non saranno completamente impossibilitati a colpirci. Perfetto, possiamo abbassare. Possiamo togliere l'energia ai motori. Nel frattempo dobbiamo assolutamente curare il nostro equipaggio. I loro scudi sono quasi andati. E mi ero scordato del power surge. Shit. Ok. Dobbiamo cercare di fargli fare il lanciamissili il prima possibile. Tra poco ci abborderanno. Il Mantis sta morendo, allora lo mandiamo a curarsi. Ci stanno abbordando, ciò non è bello per niente. Ma il nostro cannone flak è andato. Allora, direi che al posto del flak può benissimo starci, cioè al posto degli ioni può benissimo starci un cannone flak. Ci serve energia. Ci serve tutta l'energia che possiamo. Chi è morto? È morto qualcuno dei nostri. Per forza. Questi stanno qua. Cristo. Ce la possiamo fare. Finalmente il controllo mentale ha smesso di rompere. Tu puoi andare qui. Tu è meglio che ti curi, tu vai qui. Fra poco ci manderanno offline pure il cannone flak. Questo è un problema. Qui stanno soffocando. Qui velocizziamo il combattimento. Non abbiamo modo di schivare questi missili, ma possiamo provare ad abbatterne qualcuno. Ok, la nostra ciurma tutto sommato è ancora viva, da loro non si può dire lo stesso. Vai qua, il power surge è arrivato. Ok, ci mimetizziamo, così schiviamo il più possibile. Tu vai qua a curarti. La batteria è danneggiata. Chi altro sta morendo? Tu stai morendo e ti vai a curare. Cazzo. Infami. Beh dai, poteva andare peggio.
Anche se penso che ormai, cioè, non mi sento molto in capacità di uscire vivo da questo scontro. Vediamo un po'. Comunque il loro equipaggio scarseggia, quantomeno, anche il nostro. Però il loro un po' di più forse. Presto non potremo più fare affidamento sulla mimetizzazione, non che la cosa... Che culo, mi ero scordato di attivare il coso antimissili. Sto diventando un po'... cioè mi sto confondendo perché questa cosa è veramente complicata. Ok, abbiamo fatto forse un danno, forse, forse, eh? Ok, il nostro sistema di mimetizzazione è andato. Ok, dovremmo riuscire a colpirli adesso. Se solo non avessero schivato tutti i colpi, ovviamente. Altri missili, difesa. Maledizione. Fuoco nella sala dei sensori, non è bene, inutile dirlo. Però adesso ci possiamo mimetizzare, quindi tu puoi andare qui a riparare la batteria. No, forse non è il caso. Come facciamo? Fuoco nella sala dei sensori. Tutti i vostri posti. Io metterei il Mantis qua per sperare che le porte migliorate contengano meglio il fuoco. Un altro Power Surge in arrivo. Ok, mimetizzarsi. Ok. Non è andata così male. Ho sbagliato a mimetizzarmi perché dovevo aspettare che effettivamente sparasse, ma non è gravissimo. Perlomeno non grave come il fatto che ci hanno controllato un altro membro, cioè ci hanno nuovamente controllato il tizio nella sala delle armi. Dobbiamo assolutamente riparare la sala medica perché non possiamo andare avanti così. E dovremmo nuovamente rinunciare agli ioni, ma non è questa gran perdita, tutto sommato. Ok. Controllo mentale direi che è il nostro prossimo obiettivo. Dovrebbe quantomeno... Ecco, ci ha fatto guadagnare un po' di tempo. Penso che il fuoco si sia estinto, no? Inutile che vi faccio curare, non è un buon momento. Tra poco arriva il Power Surge, ma noi siamo pronti a mimetizzarci. Che gli abbiamo danneggiato un altro pochino gli scudi. Eccolo lì. Mimetizzazione attiva. Nessun colpo a segno da parte del nemico. Ottimo. Ok, il controllo mentale non ci darà più problemi. Dai, che ce la stiamo facendo, non ci posso credere, nonostante non stiamo utilizzando tutte le nostre armi per cause di forza maggiore. Non ce l'avremmo mai fatta, mai fatta. Senza aver avuto il culo di beccare quello stealth weapon.
Wow, sono un mito. Ho battuto FTL anormale per la prima volta e l'ho fatto in diretta. E il gioco ha deciso di andare a scatti come nella sessione di registrazione precedente dopo un tot di tempo. Come vedete non va proprio fluidissimo, ma non me ne frega niente visto il tipo di gioco. Comunque, vediamo un po' come siamo combinati. Il miglior punteggio che abbia mai fatto con la Kestrel. Abbiamo sconfitto 30 navi, esplorato 91 beacon, collezionato 1500 e passa scrap, assunto 7 persone, di cui 2 ne sono morte, il nostro punteggio è 3800. Prima vittoria normale. Questo l'abbiamo sbloccato, e questo pure era nuovo. Ok, normale, ecco. Buono, 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 buono. Questa non è tra i punteggi migliori che abbia mai fatto, nonostante giocando a normale si abbia un moltiplicatore più alto, ma la cosa non mi sorprende. Comunque, grazie a tutti per avermi seguito, spero che questo let's play vi sia piaciuto e che abbiate imparato come si gioca. Per la prossima puntata proverò con la nave successiva, ma per il momento sono veramente veramente fiero di me e soddisfatto, e vi saluto e alla prossima!